assolutamente organizzato dagli ordini professionali della sanità, ordine dei medici, veterinari, farmacisti, ostetriche, infermieri, con il grande sostegno importante della USL Umbria 2. È un convegno che ha avuto il sostegno e il patrocino di ordini, delle federazioni nazionali, della regione, dell'Ateneo Umbro Perugino. Quindi è un convegno a cui teniamo molto perché si ragionerà di formazione a 360 gradi. Vedremo che una delle prime relazioni riguarderà proprio la presentazione del COGEAPS ai discenti. Il COGEAPS è un consorzio a cui afferiscono tutte le professioni sanitarie previsto per legge. Questo consorzio è uno strumento delle federazioni che in via sperimentale prima e adesso ha istituito una piattaforma informatica per la gestione delle anagrafiche dei sanitari, di tutti i sanitari, e per la gestione dei crediti formativi, per cui tutte le istituzioni che ne hanno titolo e diritto possono consultare il COGEAPS per valutare il profilo professionale e il profilo, diciamo, di studi del sanitario. Nel programma è previsto non solo la presentazione del COGEAPS, ma anche le modalità di realizzazione di un progetto formativo, quali sono i criteri per valutare un progetto formativo, i crediti che possono essere assegnati. La qualità della formazione è importante, perché la formazione è garanzia di qualità delle prestazioni, è garanzia per garantire un diritto della salute, una sicurezza delle cure e appropriatezza delle prestazioni. E visto che si parla anche dei servizi veterinari, dei veterinari tutti, parliamo proprio della prevenzione, che necessita appunto di un aggiornamento sempre più approfondito, rispettoso delle norme italiane ed europee.